Dal Vangelo di Giovanni. Pilato, allora, in quel tempo, rientrò nel pretorio. Fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati all'ultima domenica dell'anno liturgico, la 34esima, che coincide dal 1925, anno in cui Pio XI la istituì, con la festa di Cristo Re. In quel periodo, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, si stavano affermando dei sistemi totalitari: il fascismo in Italia, il nazismo in Germania, Franco in Spagna. Eppure Pio XI decide di correre il rischio di istituire una festa in cui chiama Re Gesù, forse proprio per ricordare a questi re terreni che pensavano di essere immortali, di poter fare tutto, che il vero re è solamente Cristo e che la storia non è nelle mani dei re della terra, ma è nelle mani di Gesù di Nazareth, il re che non viene da questo mondo, ma che è venuto per instaurare un regno diverso da tutti gli altri regni della terra. Nella Bibbia non si parla quasi mai di Dio come re, al contrario delle altre religioni, dei popoli confinanti, però spesso si parla di regno di Dio o di regno dei cieli. E nel Vangelo per ben 104 volte si usa questa espressione. Fin dall'inizio della sua predicazione, infatti, Gesù dice che il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Nel primo discorso fatto nella sinagoga di Nazareth, quando in un qualche modo presenta il suo programma, Gesù fa riferimento ugualmente a questo regno di Dio che deve essere instaurato, che è già presente in mezzo a noi. E fin da subito Gesù mette in evidenza la diversità fra il regno che lui vuole istituire e gli altri regni della terra. Fin da subito, nascendo in una mangiatoia che è stato il suo primo trono, e morendo su una croce che è stato il suo ultimo trono. La diversità poi è data anche dall'episodio delle tentazioni posto all'inizio della sua vita pubblica e quindi all'inizio delle pagine evangeliche. Una delle tentazioni riguardava proprio i regni, una delle tentazioni riguardava proprio l'essere re. Satana tenta Gesù dicendogli: «Guardali i regni della terra, io te li darò se solo tu ti inginocchierai davanti a me e mi adorerai». Gesù rimanda al mittente questo invito, non accetta il dono che il diavolo voleva fargli, perché appunto il suo regno non è da questo mondo, non è di questo mondo. Potremmo dire, mutuando una pubblicità di qualche anno fa, che Gesù è un re differente, è un re diverso da tutti, perché lui stesso poi lo disse agli apostoli: «Mentre i re della terra
vogliono farsi chiamare benefattori, ma sfruttano i loro sudditi, ma mettono alle strette le persone che hanno sottoposte, egli offre la sua vita per le persone, che non chiama sudditi o servi, ma che chiama amici. Mentre i re della terra spremono le persone fin quasi a togliere loro la vita, Gesù, il nostro Re differente, offre la sua vita per gli altri, per dare agli altri, per dare a noi la vera vita. E ci invita a prendere posizione. Lo fa in modo particolare con il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi, quando da una parte c'è Pilato, il rappresentante dei re della terra, e dall'altra c'è Gesù, il rappresentante di questo regno che non è di questo mondo. I re della terra, rappresentati da Pilato, hanno come loro punti di forza proprio la violenza, i soprusi, la forza, la ricchezza, il potere. Dall'altra parte i segni del regno di Dio sono l'amore e il servizio, il dono di sé fino a morire per i propri amici, fino a morire per tutti gli uomini della terra, di ogni epoca e di ogni luogo. Noi dobbiamo scegliere se vogliamo essere parte del regno di Pilato, dei regni della terra, o se vogliamo essere parte del regno di Dio, del regno che Gesù è venuto a portare e che è già in mezzo a noi. Per questo il Signore Gesù ci chiede di prendere posizione e di prenderla nella verità. Gesù ci dice la verità, e dimmi la verità non è solo il ritornello di una canzone vintage che andava di moda tanto tempo fa e che oggi ogni tanto si ascolta di nuovo, ma è qualcosa di importante. Gesù, con le sue parole, con la sua vita, con la testimonianza che dà al regno di Dio, ci dice la verità su Dio, la verità sull'uomo, la verità sulla società, la verità anche sulla Chiesa. Nel mondo di oggi e nel mondo di sempre, quali erano le verità che giravano su Dio? Che Dio aveva i pregi e i difetti degli uomini portati a un livello altissimo. Quindi amava come gli uomini, ma tradiva come gli uomini. Come gli uomini approfittava delle circostanze, delle situazioni, delle persone. Questa non è la verità del nostro Dio, non è la verità del Dio di Gesù. Il Dio di Gesù non è un traditore, il Dio di Gesù non è un approfittatore, il Dio di Gesù non ha la voglia di esercitare il potere per schiacciarci. Il potere che il Figlio, che il Dio di Gesù esercita è il potere dell'amore, è il potere della fedeltà. Nel suo regno ci sono la pace e la giustizia che ci vengono incontro. La verità di Dio è la misericordia, la verità di Dio è la fedeltà nell'amore fino alla fine. Amore per chi gli è fedele, ma amore per tutti, anche per chi non lo rispetta, anche per chi da lui si allontana. E qual è la verità sull'uomo? La verità che ci trasmettono i potenti, i forti, i ricchi, coloro che hanno appunto potere dal punto di vista umano? No, non è questa la verità sull'uomo. La verità sull'uomo è che, essendo immagine e somiglianza di Dio, è creato per amore ed è creato per amare. Se la verità del regno di Dio è il servizio e l'amore, la verità dell'uomo è il servizio e l'amore. Gesù ci dice che la verità sull'uomo è la verità dell'amore, e dell'amore che arriva fino in fondo, del dono gratuito di sé. La verità sull'uomo è il servizio fino a inginocchiarci davanti ai nostri fratelli e a lavare loro i piedi, come ha fatto Gesù. La verità sull'uomo è quella di dare un boccone a chi sai che ti sta per tradire, come ha fatto Gesù con Giuda durante l'ultima cena. E allora pensiamoci,
fratelli e sorelle, a questa verità su Dio e sull'uomo, e pensiamo anche alla verità della società, alla verità del regno. Qual è la verità della nostra società? Quella che ci vogliono ammannire le multinazionali, i poteri forti di questo mondo, dalle banche a tutte le altre realtà che conosciamo benissimo, oppure la realtà della nostra società è quella che ci propone Gesù, appunto un regno dove c'è la pace, dove c'è la giustizia, dove c'è l'amore, dove c'è il rispetto. A tutto questo dobbiamo pensare, e per questo questa ripresa la stiamo facendo davanti a un altare e davanti a una croce. Dobbiamo pensare a come ci si presenta Gesù. Ci si presenta sulla croce, dalla quale poteva scendere ma non è sceso, ci si presenta in un'ostia che diventa il suo corpo e il suo sangue, quando ci dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Quando noi accettiamo di mangiarlo, quando noi accettiamo di nutrirci del suo corpo e del suo sangue, stiamo aderendo alla visione di re che ha Gesù, alla visione di Dio che ha Gesù, alla visione di uomo che ha Gesù, alla visione di società che ha Gesù, la visione in cui siamo chiamati a farci agnelli in mezzo ai lupi. Perché alla fine i lupi non vincono, alla fine i lupi vengono dimenticati, i regni del mondo se ne vanno via uno dietro l'altro. Il profeta Daniele parla di questi regni bestiali, in cui i regni vengono rappresentati con la figura del leone, dell'orso, del leopardo e di un animale così brutto che nemmeno viene descritto. Tutti passeranno, deve venire il regno dell'uomo, il regno del figlio di Dio, il regno in cui l'umanità viene esaltata, il regno in cui l'uomo viene portato al livello più alto. A tutto questo dobbiamo pensare quando facciamo la comunione, quando diciamo il nostro sì ad accogliere nel tempio del nostro corpo la presenza di Gesù. A questo dobbiamo pensare se vogliamo essere sudditi di questo regno, che però non sono servi, ma come dice Gesù, sono amici. Amici per i quali Gesù ha dato la vita, amici che se vogliono appartenere a questo mondo devono anch'essi dare la vita per esprimere la verità su se stessi, la verità su Dio, la verità sul mondo. Concludiamolo così, questo anno liturgico, e prepariamoci ad aprire il nuovo anno liturgico in compagnia dell'Evangelista Luca in un cammino sinodale, tutti quanti insieme sulla stessa strada, perché davvero il regno di Dio, di cui la Chiesa è piccola parte, possa davvero venire in pienezza e questo re che è Gesù possa davvero regnare in mezzo a noi, non per asservirci, ma per servirci.